Orazio Colosio, dirigente, già dirigente del CTP di Asolo, membro del gruppo tecnico per le linee guida della riforma dei CPIA e responsabile della sperimentazione del CPIA di Treviso. Volevo chiederle appunto come stanno andando i lavori del gruppo tecnico e anche come è iniziata la sperimentazione del CPIA nel territorio di Treviso. Beh, allora, per quanto riguarda la prima questione, il gruppo tecnico ha cominciato i suoi lavori nel marzo di quest'anno ponendosi fondamentalmente due obiettivi. Il primo obiettivo era quello di promuovere l'avvio dei progetti assistiti a livello nazionale, dei progetti di sperimentazione dei futuri CPIA. E questo obiettivo è stato colto perché il 9 luglio è stato licenziato il documento relativo e il 31 luglio è stato poi dato in carico, sono stati individuati altre 9 regioni in cui attivare i progetti assistiti. Queste regioni sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia. E il 31 luglio il direttore generale preposto ha mandato una nota agli uffici scolastici regionali interessati dando indicazioni per la partenza di questi progetti assistiti. Un secondo compito che aveva e dà il gruppo tecnico nazionale per l'istruzione degli adulti è quello di estendere le linee guida utili alla riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti. È stato fatto molto del lavoro che si doveva fare, non è stato volutamente concluso, nel senso che è stato delineato un primo assetto organizzativo, definiti gli orari da dedicare ai corsi di primo livello, primo e secondo periodo, di secondo livello, primo, secondo e terzo periodo, compresi anche gli orari di insegnamento nei vari indirizzi delle scuole serali, tecniche, professionali e artistiche. Sono state declinate le conoscenze e le abilità che dovrebbero essere acquisite dai corsisti adulti che frequenteranno i vari corsi di vari livelli, di vari periodi didattici. Ho detto che non è stato volutamente concluso questo lavoro perché si è pensato, in una logica sperimentale, utile prendersi del tempo, esattamente tutto il tempo che manca da qui al 31 di agosto 2015, per rivedere sulla base degli esiti della sperimentazione dei progetti assistiti e anche quanto avverrà l'anno prossimo, se alcuni CPA verranno effettivamente varati, e rivedere appunto sulla base di questi esiti soprattutto questo documento che definisce le conoscenze e le abilità essere acquisite alla fine di ciascun percorso didattico. Quindi si passerà da una prima bozza a una bozza 2.0, forse 3.0, per arrivare al 1 settembre 2015 a avere delle linee guida sufficientemente chiare, ben finalizzate e soprattutto sperimentate anche alla luce della sperimentazione. Quindi mi sembra che il lavoro proceda molto bene. Il gruppo dovrebbe cominciare a ritrovarsi, per quanto è stato detto la settimana scorsa al Ministero, già dal mese di ottobre, perché appunto c'è ancora parecchio lavoro da fare. L'ultimo documento che è stato mandato dal gruppo è il documento che ha per titolo 10 passi verso il CPA e di fatto definisce quelli che sono le 10 obiettivi che questa sperimentazione si propone. Per quanto riguarda la sperimentazione del CPA, io posso parlare di quello che sto facendo io, la cosa non è assolutamente semplice. È un mettersi alla prova dentro un contesto che è tutto da inventare ed è una sfida che di fatto toglie il sonno, e questo è proprio metaforico, nel senso che proprio si dorme davvero molto. Allora, quello che abbiamo fatto a Treviso, c'è da dire una cosa, che in previsione della possibilità che il Veneto venisse individuato come una delle regioni all'interno delle quali fare il progetto assistito a livello nazionale, già dai mesi di aprile e maggio erano cominciate una serie di pubblicità tra Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Regione Veneto,
assessorati provinciali per vedere eventualmente poi dove sarebbe stata, come è stata questa sperimentazione, e questo ha creato un'attenzione di tutto il contesto di un po' complesso, ma che poi ha dato i suoi frutti. È che quando il 31 luglio il direttore generale, la dottoressa Palumbo, ha fatto la nota in cui diceva che sarebbero partite sperimentazioni, che una di queste nel Veneto, noi ci siamo già trovati nella condizione di aver fatto una serie di ragionamenti e di, non dico di accordi, ma insomma di aver sviluppato una sensibilità diffusa non solo nel contesto scolastico ma nel territorio e anche tra i soggetti politici. Sulla base di questo, di tutto questo processo, io avevo già avuto, qualora fossi stato incaricato di fare il progetto assistito, un imprimatur da parte dei miei colleghi della provincia di Treviso, i quali hanno di fatto già fatto una rinuncia di potestà e mi hanno detto: bene, allora se deve essere sperimentazione così a tutto tondo, e quindi ti diamo l'incarico di gestire il personale, e anche la settimana prossima si firmerà l'accordo di rete, verranno trasferiti dei finanziamenti, quindi gestire dei finanziamenti e simulare il più possibile quello che è l'assetto, quello che secondo noi dovrà essere l'assetto organizzativo e gestionale dei futuri CPA. In questo primo periodo io ho lavorato fin dal primo giorno di settembre, anzi dall'ultimo giorno utile, l'ultimo sabato del mese di agosto, con tutti i docenti della provincia di Treviso. Il collegio del CPA è di 85-90 persone, alle quali si aggiungono una quarantina di collaboratori scolastici e una dozzina di assistenti amministrativi. E con il collegio ho lavorato tutti i giorni praticamente, salvo un paio di giornate in cui mi sono incontrato con i miei colleghi, e abbiamo fatto alcune azioni che ritengo molto importanti. Fondamentalmente abbiamo messo a confronto tutta la modulistica relativa al primo contatto, all'accoglienza, il riconoscimento dei crediti, la personalizzazione dei percorsi, dei corsisti, degli adulti che vengono a iscriversi ai corsi del CPA, o dei tanti CTP che formano il CPA. Abbiamo modularizzato, costruito le unità di apprendimento, quindi modularizzato i programmi di lavoro, e abbiamo anche costruito le verifiche per un primo orientamento dei soggetti adulti che verranno iscriversi, che in questi giorni si stanno iscrivendo nelle varie sedi operative del CPA. Quindi queste verifiche vengono somministrate, si va a vedere che cosa sanno fare, e si attribuiscono poi dei crediti, si personalizzano i percorsi didattici. C'è tutto un insieme di cose che si devono fare anche per definire gli assetti gestionali. Gestire un CPA non è come gestire una scuola, si tratta di un territorio, un caso specifico, una provincia sufficientemente estesa, con al proprio interno 9 CTP, 15 scuole serali, l'istituto penale minorile e la scuola carceraria. In questo momento ho lavorato solo con il collegio dei docenti del CPA, quindi vuol dire tutti i docenti del CTP e delle scuole carcerarie. La settimana prossima cominceremo anche ad accordarci con le scuole serali per fare dei progetti insieme. Gestire questa realtà per un unico dirigente vuol dire necessariamente operare attraverso deleghe. Allora, la prima operazione che ho fatta è stata, con l'aiuto dei miei colleghi, quella di individuare dei docenti coordinatori per ciascuna delle sedi operative principali. Sono 9 più il carcere, ma ognuna di queste poi ha una serie di altre sedi minori. E abbiamo definito le funzioni di questi docenti coordinatori, che quindi insegnano, ma fanno anche altro, si occupano di gestione, organizzazione, eccetera, in stretto rapporto con me, e abbiamo definito anche l'orario di lavoro, che si compone dell'attività di insegnamento, di orientamento, ma anche di coordinamento, eccetera, eccetera. Abbiamo poi definito anche l'orario degli insegnanti tutti, anche lì l'orario si compone di ore di insegnamento, di ore settimanali dedicate all'orientamento individuale dei corsisti, e di ore dedicate ad attività di coordinamento a vario livello, coordinamento di area, coordinamento di sede, coordinamento poi di CPA, eccetera.
tutto questo apre a delle problematiche che dovranno essere affrontate in futuro. Già fin da adesso ho chiesto ai sindacati di sedersi al mio fianco per rilevare tutti i problemi che questa nuova realtà, questo nuovo sistema sta portando alla luce, per cercare poi delle soluzioni. Che ruolo avranno questi soggetti che, oltre a insegnare, si occupano anche di coordinare l'azione dei colleghi, dei rapporti con assistenti sociali piuttosto che assessori, associazioni, eccetera? Saranno sempre comunque preparati all'insegnante o avranno un altro ruolo? E questo ruolo pretenderà che si faccia una formazione per le loro competenze, giusto per dire un altro aspetto. Altri aspetti che stanno emergendo come problematici per quanto riguarda le questioni, l'assetto gestionale. Noi abbiamo modularizzato, costruendo l'unità di apprendimento, i percorsi didattici. È estremamente utile questo per personalizzare poi il percorso che ogni corsista dovrà fare. Ma quando dalla modularizzazione dei percorsi didattici siamo passati a occuparci dell'organizzazione didattica per gruppi di livello, non più per classi, lì ci siamo trovati di fronte a una grandissima criticità, perché tutto risulta abbastanza facile laddove abbiamo un centro che rappresenta una facile accessibilità per l'utenza, magari una cittadina, una città di pianura, ben servita dai servizi pubblici o comunque dove si può arrivare facilmente al centro, e dove abbiamo un buon numero di corsisti. Si fanno gruppi di livello, finito un modulo di insegnamento, si organizzano i gruppi, chi è riuscito a superare il modulo va in una direzione, chi non è riuscito magari a rifare il modulo, parte del modulo, eccetera, eccetera. Ma l'Italia è fatta di tante realtà che non hanno queste caratteristiche. I paesini di Campania, penso alla zona del Rodigino, no? del Polesine, poi penso a tutta la Pedemontana, quella veneta uguale in Lombardia, uguale in Piemonte, eccetera, dove non ci sono trasporti, dove la gente, se non è automunita, fa fatica a spostarsi, dove spesso si lavora in un'aula con 12, 15, 16 persone e il gruppo presenta livelli diversi, ma per le ragioni che ho detto non è possibile aggregarli per livelli, e quindi tutta una serie di problemi piuttosto seri dei quali sto mettendo al corrente man mano anche il Ministero. Credo che questa esperienza sia assolutamente necessaria farla nel migliore dei modi, e credo che oltre al monitoraggio che è già previsto da parte del gruppo tecnico nazionale e delle realtà locali, quindi regione, ufficio scolastico regionale, sia necessario mettere in campo un soggetto terzo che monitori l'andamento di questa sperimentazione. Io credo che l'università dovrà mettersi in gioco per gli strumenti che ha, dare un contributo ad analizzare al meglio processi che stiamo sperimentando. L'obiettivo chiaro e dichiarato è fondamentalmente quello di arrivare a giugno dell'anno prossimo a poter dare delle indicazioni su come organizzare i futuri CPA al Ministero, in modo che, come dire, per una volta la riorganizzazione di una parte del sistema di istruzione di questo Paese non parta così alla cieca, insomma, ma parta avendo un'idea di dove si vuole andare, salvo poi fare tutte le operazioni di miglioramento che sarà possibile fare in futuro, insomma. Bene, grazie. Bene.